Per intervenuti a questo incontro per dare l'opportunità di, incontrare l'assessore regionale, che ringrazio per aver dedicato un'intera giornata al nostro territorio e alla nostra provincia, per esaminare insieme a noi, insomma, verso una panoramica completa, insomma, il mondo che fa riferimento, insomma, alle sue deleghe, alle sue competenze, insomma, il mondo, soprattutto il mondo delle imprese, del sapere. Un programma, insomma, di una giornata piena di intensi, ha fatto incontri questa mattina con rappresentanti della cooperazione, incontrare le imprese, incontreremo a pranzo tutti i dirigenti scolastici presso il Casini. Quindi è una giornata intensa, insomma, c'è preoccupazione un po' in tutti i mondi, come si sa, siamo testimoni del fatto che sono tagli annunciati, le regioni hanno ricevuto, insomma, un'infinità di trasferimenti in meno da parte dello Stato, e quindi a caduta poi questi trasferimenti o si fanno miracoli, bisogna poi in una politica, insomma, mi sembra la sua presenza voglia dire, insomma, che mantiene, nonostante ci siano minori risorse, una grande attenzione per questo mondo e per questo territorio. Si tratta di provare a costruire una condivisione e una modalità nuova attraverso la quale si partecipa e si fa, come dici, si fa con quello che ci rimane, insomma, assumendo da parte nostra, il nostro atteggiamento, un senso di responsabilità. Dobbiamo, con le risorse che ci sono assegnate, fare il meglio possibile, insomma, questo è un po' lo spirito col quale si lavora e si incontrano tutti, per capire che il ruolo delle istituzioni è non alimentare delle barriere o degli atteggiamenti, insomma, di rivolta. Si può protestare politicamente, come abbiamo fatto ad ogni livello, rispetto ai tagli che hanno interessato gli enti locali, convinti che questo paese non dovesse partire da lì. Insomma, è una scelta precisa quella che è stata fatta di fare le finanziarie, raccontando sostanzialmente questa grande bugia, di fatto, tra virgolette, dicendo non si mettono le mani in tasca ai cittadini, ma se si mettono le mani in tasca agli enti locali, di fatto, che sono poi quelli più vicini di prossimità ai servizi, attraverso la riduzione dei servizi ai cittadini, è come se si tagliassero risorse loro, insomma. E quindi si peggiora significativamente la qualità della loro vita e si riducono le loro opportunità. Questo è lo spirito, insomma, con quale siamo qua per costruire questa, per vivere e affrontare insieme questa stagione nuova, che è una stagione sicuramente, rispetto agli anni passati, di, lo dico in modo esagerato, insomma, si rischia di vivere una nuova povertà, perché con meno risorse e meno prospettive, perché meno risorse vuol dire meno prospettive, si rappresenta un quadro nel quale si chiede agli enti locali di essere, agli enti locali di prossimità, insomma, ai cittadini, di essere di mantenere insieme quel grado di coesione che rende forte la comunità, che deve poi ultima in fondo sopportare ciò che c'è imposto. Quindi, questo è un po' lo spirito nostro, insomma, e anche lo stato d'animo, perché poi non si tratta di fare, c'è qualcosa che va al di là, insomma, quando si vive per intero il ruolo che si svolge, si finisce per diventarne parte anche nello spirito, quindi non si tratta solo di fare delle considerazioni che sono, ogni considerazione che è rivolta agli altri diventa una considerazione che viviamo dentro di noi, insomma. Quindi questo è un po' lo stato d'animo che dico la persona malata. Persona malata. Okay. Influenza. E quindi che poi l'occasione, quella, diceva, poi fatta anche troppo lunga, nel senso, quella per dare l'opportunità naturalmente di incontrare, insomma, con l'assessore Rossetti, che, al quale rinnovo il ringraziamento, insomma, per questa presenza, e ha detto che dopo lui mi prometterà che questa è una modalità che ha deciso di intraprendere, che quindi anche in futuro ci saranno altri incontri di una giornata sui territori. Beh, sì, io confermo questa impostazione, che è un'impostazione
il fatto della giunta ha un'impostazione che vuole interpretare diversamente da come fa il governo un processo federalista, insomma, perché potremmo fare il centralismo di Via Fieschi e di Genova. L'unico modo per capire effettivamente le opportunità, i punti di vista, le criticità, le proposte e anche, come dire, le riflessioni critiche del territorio è quello di stare sul territorio. Ringrazio il Presidente, la Provincia come Assessore alla Scuola e alla Formazione, inevitabilmente passo attraverso le Province che sono gli enti deputati soprattutto per la formazione. Mi hanno ospitato, quindi sono per incontrare una serie di mondi, di realtà. Mi pare che ci sia un ritorno di necessità di comprensione. Il bilancio regionale è aperto a tutti perché noi abbiamo avuto una riduzione di risorse troppo alta, pesantissima, che riguarda inevitabilmente tutti i settori delle attività economiche, sociali, delle attività di sviluppo, della cultura, le attività che riguardano poi tutti i giorni le persone. Il giudizio già espresso è quello vero, insomma, siamo in un paese in cui si è detto che non si aumentano le tasse, di fatto si riducono i servizi se aumentano le tariffe, non capiamo però la differenza che le tasse le avrebbe potute trattare anche in termini di contrapposizione, di contrasto all'evasione fiscale il governo, mentre le tariffe e i servizi li riducono e le aumentano gli enti locali. Oggi mi pare sia importante quindi per me, più che fare delle affermazioni, ascoltare spiegando alcune scelte di bilancio. La Regione è ridimensionata nella sua funzione di sostegno economico al territorio, mentre rimane una determinante funzione, oltre che di legislazione, di pianificazione, programmazione e coordinamento. Noi dobbiamo andare a scegliere le priorità, confermando oggi il sostegno al sistema scolastico e formativo regionale. Abbiamo mantenuto dalle sezioni primavera allo sviluppo degli istituti tecnici superiori, ITS, abbiamo qui un polo naval meccanico cosiddetto fondamentale che va portato avanti. Abbiamo fatto la gara per i corsi triennali in obbligo scolastico della formazione professionale. È nel nostro intendimento proseguire su un processo di integrazione tra le scuole statali di formazione professionale e il sistema di formazione professionale regionale. Mi è stato dato l'onore di dare due targhe a due ragazze che, attraverso un percorso che alcuni pensavano non fosse correlato alla crescita, pensare che un 14enne vada a fare un corso di formazione professionale per taluni pareva essere, come dire, una riduzione della cultura dell'obbligo scolastico nell'ambito della scuola, dai meno opportunità a un ragazzino. Queste due ragazze hanno fatto un percorso che, partendo da lì, sono arrivati al loro diploma e sotto questo profilo il sistema regionale è avanzato perché consente a ogni ragazzo di poter trasversalmente cambiare percorso di studio e quindi raggiungere gli obiettivi che lui si dà, che è in grado di raggiungere, senza dover rigidamente dare un percorso che, iniziato a 14-15 anni, deve per forza essere quello nel futuro del giovane. Questo sistema scolastico e formativo è un sistema che risentirà inevitabilmente anche delle riduzioni di risorse. Nel prossimo anno, o meglio già quest'anno, siamo in discussione dei rinnovi dei piani del diritto allo studio universitario e del rinnovo del programma triennale del diritto allo studio, quindi inevitabilmente questa cosa ha senso farla attraverso il confronto, la collaborazione, la concertazione con le province, con le autonomie scolastiche, con le famiglie, con i soggetti, le scuole, ma anche gli enti di formazione che vivono questa dimensione. E quindi mi pare ci sia una grande attenzione alla